believe it, but I believe them. I knew when I became world heavyweight champion. Thank you.
ovviamente non sarà a chiudere al 100%, ma comunque è venuto qui per vincere. Bel match ovviamente questo della Stefandrew e Viktor Orton, è sempre una battaglia molto interessante, tra cui che fanno della rissa, della grinta, i loro cavalli di battaglia. Oggi a Death Sentence, l'ultimo per due dell'anno 2018. Sarà molto importante per entrambi i vincere. Inizia dunque subito con Viktor Orton che è venuto qui per menare le mani ovviamente. Però il match non è senza squalifica, quindi deve stare anche molto attento rispetto magari alle sue idee, alle sue decisioni, riguardo ai suoi piani riguardo al match. A quello che sarebbe stato un match infernale, invece insomma la WWEF ha optato per un match normale, dato che comunque già avremo un altro match tra quello tra Ildeburg e Dio Burcheri, avremo un altro match hardcore con il titolo hardcore tra Berny contro Mr. P. Quindi sarà un match molto insomma importante sotto quel profilo. E Stefandrew se la sta cavando piuttosto egregiamente. Eh sì, mentre ricordiamo il nostro mini event di questo Death Sentence 2018, ultimo per via dell'anno, ovvero Armageddon e Esselle, valevole per il titolo massimo della WWF, il titolo WWF vedrà Alexander vs Esselle vs Mancio vs Nickolson vs Stefandrew contro McMorton. Intanto qui reverse DDT, bella manovra, interessante. Viktor sta mettendo a segno più manovre, questo era chiaro, Viktor è quello qui, ispirato fin qui per vincere, anche se qui DDT galleggiante da parte di Stefandrew che si salta con i fan. Ma Viktor risponde alla stragrande, con Russian X-Flip è importato, grande match. Running Bulldog, bella manovra di Stefandrew che insomma attacca per le spalle o in corsa, rispetto che frontalmente non fa male, vedete alle spalle vuole attaccare, sempre un dropkick molto bene, ma ovviamente i dropkick migliori sono quelli di Viktor Orton. Eccolo qua, infatti dice guarda questo per sbaglio la cross line, un braccio teso di americano ovviamente, e allora anche lui cerca di attaccare alle spalle, Russian X Sweep stavolta molto meglio eseguito. Sì, Stefandrew non ce la fa più Viktor, attenzione Stefandrew però qui, che manovra, e poi questa armbar, ci sono le corde, bravo Stefandrew, io mi aspetto, attenzione Stefandrew, che manovra, Nelson Suplex, incredibile, oggi è la preview della tecnica quest'oggi. Attenzione DDT anche da parte di Viktor, attenzione Viktor Orton sta meditando per la BKO, probabilmente i fan probabilmente anche loro vogliono la BKO, Jordan Slam, allora mamma mia la manovra di Nickolson, e qui potrebbe chiudere il match, Stefandrew non ne ha più, invece no, una serie di stomp che anticiperanno probabilmente la sua BKO magica. Per Stefandrew non c'è più nulla da fare, il match è chiuso, Viktor lo rialza, BKO a vuoto, incredibile Stefandrew, falliti! Mamma mia, il match subito si è acceso con una BKO deviata e poi Face Buster, Bulldog in corsa, e
Stefandrew sta chiamando la grande destroyer. No, niente a fare, niente a fare. Victor la rigira. Backbreaker modificato. Che combinazioni. Lo rialza. È pronto per la VKO. È pronto forse per la VKO. Lo aspetta al barco. Vediamo. Lo mantiene con una neck lock. Una presa al collo. Molto bene. Che match. Si è acceso subito. Mamma mia. Che match. Oh, è zero kick. Parte di Stefandrew che rialza il suo avversario, vinto adesso il suo dito. È il momento di Stefandrew che deve diventare la sua canale destroyer se vuole vincere il match. Ma non serve forse, DDT! Ancora la DDT. Da parte di Stefandrew, Viktor si rialza molto lentamente. È stanco. DDT! Mamma mia, la terza DDT che li segue. Questa frontale, mamma mia. E infatti è pronto. Twist of fate! Incredibile. E siamo dito di coda. Viktor è stordito. Stefandrew. Vediamo se lo fa girare. Ma Viktor lo sa. Sa che Stefandrew lo aspetta per la canale destroyer. Attenzione Viktor qua, che fa? Il cravattino, il cravattino, neck breaker. Buona manovra, quella di Viktor che può chiudere il match, incredibile. 1, 2, e non basta. Stefandrew c'è ancora, ma è il momento di Viktor, deve chiudere se vuole portarsi a casa questa vittoria che lo proietterebbe in alto. Attenzione, siamo pronti forse per la VKO. Chiama la VKO, vediamo, niente a fare. Colpo anche forse basso. Sotto kick. Ma c'è il Bulldog in corsa. Stefandrew deve chiudere. E lo sa che questo è il momento più adatto. Jawbreaker, niente a fare. Forse va diventare un'altra VKO. Stefandrew lo conosce bene. E anche Viktor lo conosce bene. Stefandrew. Attenzione. Che fa Viktor ovviamente a mo' di pipistrello. Ma Stefandrew, che manovra da parte di Stefandrew qua. Lo va a colpire proprio sugli occhi. Mamma mia, Viktor sbaglia qui il salto. Stefandrew lo blocca. Mamma mia, che match entusiasmante fino all'ultimo, match strepitoso qua. Viktor sbaglia dal paletto. Viktor sta sbagliando troppo. Stefandrew deve approfittare. Un suplex lo riporta al centro del ring. Sì, mamma mia, qui potrebbe schienarlo, potrebbe chiudere Stefandrew. Ma Viktor va con il braccio teso, deve chiudere qua. Viktor deve chiudere. Stomp, è tutto pronto, è tutto prontissimo per la sua VKO. Eh sì, figa io, stavolta è finita veramente, è finita, tutti a casa. 1, 2 e 3, Viktor Orton fa schienare Stefandrew, un grandissimo match. Stefandrew e Viktor avevano precedentemente tentato una grande destroyer. Stefandrew sta il Viktor, la figa io. Viktor Orton, il Legend Killer, è tornato. Quello di una volta è tornato in WWF. Match strepitoso contro questo, davvero molto interessante. Adesso andiamo al match che tutti forse attendiamo di più. Berny contro Mr. P, titolo ancora in palio. Full Count Anywhere Match.